prima. Tu dai troppa importanza. Infatti, cosa ti ho detto prima della tempesta? Devo vedere questa minchia. Qua. Fai che lo vedo, fai che lo apro. Ferma, non andare lontano, sono di... Vai. Vai. È chiuso. Si è chiuso, sì. Ok, non ho visto. Così vuota adesso casa. Così Guarda, vuota. meglio così. Non ho mal di testa tutti i giorni. Quello che sembrava Alex, e poi, sai, dopo che mi ha fatto male, mi ha dato pure un bacino. In che senso? Mi ha curato Ok. tutto, proprio tutto. Ok, l'ho notato anch'io quella cosa. L'ho notato anch'io. A te, anche a te l'ha fatto. Credo di sì. Tu vuoi andare a dormire? Non lo so. Non lo so. Perché c'ho il sentore che ci sia qualcosa sotto, non so. Non qui a casa. Vabbè, sto sentore ce Però l'ho pure io. sinceramente stare all'osservatorio e adesso lo dico No. anche a Isa. Isa, mi senti? Beh, Non penso. da qua all'osservatorio. Prende male. Si è andato, si è mutato. Che gli devi dire a Lisa? L'osservatorio si sta comportando strano con noi. Non è strano, nasconde qualcosa, qualcuno, come se tenesse lo strawberry nascosto solo per il fatto che noi abbiamo rapporti con N. Già, questo qua te lo dico io. Guarda, te lo posso mettere a mano solo a costo che mi sparo ora sul piede. Ti posso garantire che loro tengono nascosto il fatto che strawberry è lì per il fatto di N. Perché se N viene a sapere che è lì, la viene a prendere. Non mi è piaciuta la risposta di Nino. No, ma infatti, sti cani, appena ho sentito io sono custode, me ne sono andato. Non mi è Io se piaciuta la voglio risposta di Nino. me le prendo a modo mio le risposte, che ancora non sono entrato in quel mood. Fatemici entrare, non vi preoccupate. Ma per niente proprio. Poi vi aspetto davanti all'osservatorio così, con le mani in tasca, appena esce. Ah, poi vediamo cosa fanno. Poi me la carico e me la porto. Il primo che mi segue gli taglio la testa. Cioè poi se mi devono far arrivare a questo punto, so farlo anch'io lo stronzo, non mi preoccupate. Anzi, io peggio di loro. Facciamo? Non lo so. Che vuoi fare, tesoro? So, sincero. Andare a dormire ancora non c'ho voglia. Girare per le comunità, non so se troviamo qualcuno perché tanti saranno ai fasci. Perché visto che ora ce ne sarà un altro, forse. Vogliamo scendere qui a vedere la Playboy? Vediamo. Andiamo a piedi però, sì? Sì, non credo. Scendiamo da qua. Sì. Io scendo più velocemente.
Non correre troppo, che sennò ti perdo. Fai un salto. Tu mi perdi. Esatto, ho detto io ti perdo. Perdimi tu, basta che fai un... Prima di me. Non c'è bisogno. Non parlare in radio. Simone prende la scia. Cerca di superarla, ma sembra quasi impossibile. Beh, come ti alleni se non a prendermi? Attenzione, prova il recupero. L'avversario cioè, tenta di slalom per confondere il nemico. No, mi assicuro che tu sia dietro di me. Siamo al campanello del riga. Esatto. Vedo una moto, ma non vedo nessuno. La smetti di parlare così? Mo' li buco la ruota della moto. No! C'è la pista di atletica, lì fate gli allenamenti, esatto. Minchia, appena non senti il campanello, dove cazzo stanno? Si vede che non c'è nessuno. No, no, per lasciare la moto qua qualcuno c'è. Boh, saranno andati a dormire. Anche noi lasciamo il rumpo fuori. No, io lo parcheggi? Io sembro, se sei il mio sì. In casa, dico. Ovvio, ah beh sì. Dai, mi sa che non c'è nessuno. Dai, torniamo indietro. Torniamo a casa già. Andiamo. Proverò l'ingresso secondario. Ma smetti! Vediamo se qualcuno risponde. Cosa ti è partito stasera? Ma che minchia ne so. Un accento abbastanza ambiguo. Non so di che provenienza. Attenzione che qualche campanello secondario. Dai, prova. I mortacci loro, chi non risponde. Smettila! Niente, sono uno più infame degli altri. Andiamo. Forse saranno in zona sicura. Vuoi andare in zona sicura? Ma che cazzo ne so. Non lo so, sinceramente. Cioè... da quando si fanno 6 miliardi di cose per sera a quando ci riduciamo a correre da una parte all'altra perché non sappiamo che fa. L'ho deduto dal fatto che sto parlando con un accento strano. Io sarei anche rimasto all'osservatorio, ma mi ha fatto girare il cazzo la risposta di Nino, se non si era già capito. Già, mi ha fatto girare il cazzo il fatto che quella è venuta e mi dice certe cose. Su mano a chi? Si è vista lei, no? Per i capelli rosa che parla, ma vaffanculo. No, non ha più i capelli rosa, erano bianchi. Vabbè, peggio ancora. Dove vai? Non puoi saltare. Ah, ok. Sicuro campinese. Guardalo. Ed ecco il nostro castelletto. Vedi che lascia da lontano sembra. Porca troia. Come cazzo lo faccio? Ma i materiali che diceva Enrique che ci dava? Sì, e io sono Paolo Francesco. Dove cazzo stai andando? Vai, prendi il rumpo, su.
E niente, mezzo Alex e mezzo Dedè. Aspetta 2 secondi che mangio. Ti sei divertito? Non l'ho fatto apposta. Vabbè, meno male. Stavo chiudendo il cancello. Meno male che non l'hai fatto apposta. Ho detto merda, mi sa che la prendo girando. Stavo chiuso cazzo di cancello, lo voglio chiudere sempre ormai. Ti fermi? Porca troia, ti sei fatta male. Smetti, dai, ti prego, sempre Dedè. Vedete, non parla così. No, per Che so niente. parlare, lo sardo io. Io non so sardo. Sempre Dedè. Dede è sardo, io no. Sì, ma sempre Dedè. E merda, se cambiamo più Dede ce ne vuole. Mo entro in zona sicura, parliamo così. Vediamo che dicono i Ratpok. Che penso che mi blasterò No. Esatto. male. E vabbè, ce lo faccio lo stesso. Ci No. vuoi Topolini? Come state? Tutto bene? So perché stai facendo così adesso. Perché? Perché così ci passa l'incazzatura per l'osservatorio. Ma sai perché non c'avevo cazzo da fare, quindi dovevo fare qualcosa. Ah, vabbè, quindi va bene. Con la scusa di fare quattro risate. Ecco. Ma Topolini, li volete una cosa e Smettila. mezza di avanzi? Smettila. Ma gli dico, vi do una cosa e mezza di avanti, se ammazzate qualcosa. No. Ma se mi dicono sì, glielo dico. No, non lo fanno. Fanno, tu dici? No. Merda. Perché L'hanno detto che non lo fanno. non lo fanno? Non lo fanno, l'ha Sono detto. assassini. Alex, per piacere. Dico, dovete ammazzare Strawberry. Ehi, basta. Basta. Se no me l'ammazzo io. Io sto Pam ricon pam. riconsiderando davvero tante persone che credevo amiche. Guarda, è meglio perdere certe Sì, volte per carità. che. Uè, mi chiamo Ignazio, vengo da Brescia. Chi Ancora, adesso sembri quell'altro. è? Beppe, sembravi. Ecco, Uè, che so, Peppe Brescia? appunto. Merda, mi manca solo la tegna. Ti prego. Cioè, stacco qua, chiudo qua. Cioè, vado a dormire e stacco così. Perché Perché? mi stavo sul cazzo quello. Occhio. Ragazzi, tutto a posto? Uè, buonasera. Sì, tutto a posto. Tutto bene? Va Mi bene. state andando? Affanculo, Ah, ah no, scusa. ecco. No, no, tranqui, Come tranqui. scusa? Vabbè, vado più avanti. Siamo Ciao. qua, lo so Ok. proprio. Dove sono i Ratpok? Qua stanno. Vabbè. Facciamo Vedo finta le di ruote. niente. Vedo le ruote, vai. La moto. Ti parcheggi decentemente? No. Ti parcheggi per favore decente. Salve. Buonasera. Salve. Come stai? La Tutto bene? smetti? Basta, Alex, basta. Mo mi sono proprio stancata. Alla fine vi ho raggiunto. Hai visto? Buonasera. Alex, ti Sì. prego. Niente. Niente. Con tutti quelli che potevano incontrare. Chi? Ha proprio quel coglione. Andiamo. Che lo togli. Amico, facciamo una cosa, facciamo una cosa. C'è? Prendi in braccio. Cosa vuoi fare? Lei voglio capire chi è Ma aspetta. perché flickerano le luci anche qua? Non lo so, non mi interessa.
ci avviciniamo ai ragazzi per piacere. Non lo so, non lo so, scusa. Grazie. Mi è partito. Mica, non mi sveglio, parlo così. No. Quello è strano. Ancora. Fai salti 10 minuti Spostati. massimo. Non capì che è quello. Che vuoi fare? Vuoi andare dietro? Dov'è? No, è andato dietro, non qua. Sono fame di. Non ci ho Salve. fatto caso. Ciao. Andiamo? Non penso. Lo sento. Che senti? Lui che sbatte con la moto. Infatti. Non correre, che mi sta venendo molto stomaco. Statistica è abbastanza strano. La cosa orribile è che balla tutto, balla. Ulani, quando era Tu appena chiudi gli risvegliata e occhi mascherata, si chiudi gli occhi. fingeva Gavina con quella Perché sono partito. cena. Sì, se la smetti gentilmente, grazie, effettivamente. Se non lo faccio più apposta, lo posso garantire. Mi sembrava di aver visto Seth. Ah, c'è Isa qua. Primo. Isa? Isa? Signorini. C'è un piccolo problema. E? Ci spostiamo un attimo, che non vorrei stare in mezzo. Al caso. Non mi chiedere con che cosa la sto tenendo perché non lo so. Mi sto tenendo io, tranquillo. E il tuo zainetto? Intanto gli metto qualche cappa dentro così, tanto Tanto peso niente, quindi. per. Vabbè, effettivamente. A meno che non si trasforma, non bevo niente. All'osservatorio ci stanno trattando strani. Mi fai scendere per piacere? Come strano. Non so se hai presente la ragazza con i capelli bianchi, che era lì da loro. Aspetta, no, Nastra. No, Nastra, che tra l'altro Nastra, mi ha detto l'altra una ragazza con la puttanata. spada alle spalle. Che tra l'altro Cammina. le ho chiesto se per caso stava cercando comunità e mi ha detto no, sto da sola ed è andata a dormire all'osservatorio. Sembra che è un'altra rifugiata. Chi? La ragazza con i Lo capelli so, bianchi? credo di sì. Che Mark percepisce come una Banshee. Ed è una Banshee. Questo non lo so. Vabbè, comunque. Io l'ho solo vista di sfuggita. Comunque, È da lì che mi è uscita la battuta con gli altri, un'altra rifugiata. C'è qualcosa che non torna perché ci stanno considerando il castelletto come. Posso? Sì, certo, Sì. Dado. Sai com'è, è quel problema Sì, di ma Erica io Grape. le ho spiegato con Stroberry che al castelletto c'eravamo solo noi due praticamente e poi anche tu. Lo so, però bisogna fare sbollentare per forza. Che Cosa succede? non lo so, quella ragazza E il problema è dell'osservatorio è che venuta. ha le chiavi questa ragazza dell'osservatorio perché l'abbiamo vista aprire il cancello. Ade stesso ci ha confermato che stanno Quella lì valutando alta? con i capelli Sì. bianchi. Ah, Sì. quella con i capelli bianchi? O Sì. quella alta con i capelli rossi? No, quella No, quella no. è altra. No, i capelli neri, Astra. Ho i pantaloni rossi. Vero, Sì, vabbè, quello lì è lo stacco di coscia, quello lì alta, Sì, insomma. brava. Quella che aveva la spada dietro. E Che anche lì quella lì non mi invece posso con i più capelli. fidare. Quella lì invece con i capelli bianchi? Proprio quella stiamo parlando. Chi ha le chiavi dell'osservatorio? Che non sanno chi sia! Che la rilevano come una Banshee. Tu fai entrare una persona dentro casa tua che non sai nemmeno chi è. Mi puzza un E po' la di. risposta è stata: sono un custode. Ora. È lì non per offesa. Esatto, Siamo in un condominio. è lì non per offesa per voi, siete tutte e tre custodi. Ma custodisci sto gran cazzo Io non ho di. capito. Tra fratelli funziona così?
Questa ragazza mi è venuta vicino mentre io parlavo con Lia, mi fa: tu di che comunità, come ti chiami? Anzi, gli fa Lia: chi è il ragazzo alla tua sinistra? E io gli faccio, visto che io ho una bocca, gli faccio: sono Alex del Castelletto. Ma guardato, si gira verso Lia: tutti i casi umani tutti tu li trovi. Poi di nuovo: tutti i casi umani tutti tu li trovi. Quindi gli ho detto: prima di offendermi, almeno fammi vedere chi sei, perché se ho voglia di tagliarti la testa, te la taglio qua davanti. Se Vabbè, tu ma offendi persone. scusatemi, no, domanda, perché io sono stupido, perché sono vecchio e rimarrò vecchio per Sì. sempre. Ancora. Scusami, vecchiotto. Ascoltami, ma Bravo. just info. Yes. Ma se voi abitate attualmente a Castelletto, giusto? Sì. Che cazzo ve ne frega dell'osservatorio? Sì, ma se tu mi insulti perché sono del Castelletto, io ti vengo a mafiare fino a casa. Cosa mi interessa? Mi interessa il fatto che con l'osservatore abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Ho dei fratelli e delle Ma non è sorelle lì. una persona inerente No. all'osservatorio. Sì, Sì, perché ha perché ha aperto e le chiuso il chiavi. E cancello. Quindi deduco che dorma lì, il deduco che mio abbia. discorso era semplicemente per poter chiarire. Né Anche semplicemente chiarire. perché io Questa Stroberri persona volevo chiede. bene. Io Stroberri Cosa? Ma volevo bene. quindi Stroberri questa qui con gli Non lo occhi? so. Cioè, non lo so io. E sentirmi trattata così stamattina da Stroberri, come se avessi la lebbra, e non mi ha dato nemmeno l'occasione di parlare, beh, sai. Cioè, io le banche le conosco un po' tutte, quindi so se ce ne Mi sono giro un nuove o po' il meno. cazzo, che non c'ho. Isa? Che cavolo vi Non lo posso sento. dire? No, no, è che stavo solo pensando. Ok. Non so, sei tu il saggio, sei tu quello vecchio, quindi. Altro che Vabbè, saggio, non mica è sono tanto essere Said. saggio o vecchio, è il fatto che tu è come se io ti vengo Ma mascherato io l'avevo da te, comincio sentito ad che stava insultarti, succedendo senza che tu qualcosa. sai chi sono. Non ti rode un po' il cazzo? Io ho Alex, vari giusto? pensieri. Io lo Alex, so. Lo sentivo che stava per succedere allora, cosa. sai che cos'è che Esatto, con sì, Ade mi siamo rode il corsi in cazzo, ma finché giro. lo dice una persona che non conosco, non me ne frega un cazzo. Ma è proprio Ma quello che poi mi dà sai anche la fastidio. cosa che mi dà più fastidio. A pomeriggio siamo impazziti per cercarla con Ade. Vabbè, è un A sogno. pomeriggio con Ade siamo impazziti comunque per È cercarla, un sogno. indipendentemente È da un cosa sia sogno. successo dopo. È un sogno. Vabbè, Vabbè. Non lo puoi dire. Comunque quella moto lì mi puzza. Quella Quale mondo? moto che abbiamo visto prima. Quella Non ci ho fatto che siamo passati e abbiamo salutato. caso. Mi puzzava un Sì, sacco. ah, sì. Harley Davidson. Tipo Full Black. Ha preso, ha Non fatto. ho mai visto sull'isola un Harley. Ma allora, su Quella è questo un dove ce l'ha Harley. dato? A meno che non era una simile all'Harley, ma un Harley non Ma è l'ho un mai Harley. visto. Aveva la guida alta, com'è che si chiama? Ah, ok, tipo un Quella è un chopper. Harley, però. Bravo, Chopper, Harley, quelli. Ok. Ma che cacchio, l'ho mai vista una moto così? Bravo. Ma oltre alla moto, era un tizio strano, mai visto sull'isola. Ah, aspetta un attimo, che mi sembra di vedere Ma qualcosa. no, dai, morto. Salve. È nuovo? Scusi? Ok, sa, non abbiamo mai visto una moto del genere in giro per l'isola. Ha bisogno di una mano? Non so cavarmela da solo, vi Ma ringrazio. no, per carità, non pensavo, cioè, non cercavo di. È un Harley Davidson questo. No, non è un Harley. Purtroppo. Da quant'è sull'isola? Bella 3 moto. giorni. No, questa è la cosa, adesso mi sfugge il nome. Ok, piacere comunque, io sono Lucrezia, se avesse bisogno. Dov'è andato? Va bene. Mi si è spenta la radio, aspetta. Signori, il nostro amico in moto è tornato. Dov'è?
garage. Sai quando sento qualcosa di strano? Ecco. E qui... Quello vicino alla lato. Sì. Sì. Ci sono avvicinata, presentata, ma... Va a chiamare un ratto, perché gli è meglio. È un anno e una shadow. Non mi sembra più un anno. Guardalo che studia a moto. Scusa, mi sono messo davanti. Oh, dice che è arrivato da 3 giorni sull'isola. È strana. Sì, dice perché... che se la sa cavare da solo, ma cioè, ha detto scusami, non pensavo di offenderti. Ma una moto così non l'abbiamo mai vista. È la stessa cosa che gli ho detto. Occhio, perché sotto erano andate via le luci. Sì, ma le ho viste flickerare anche da qua. Ah, ok. Sì, sai i faretti che ci sono lì all'ingresso. Che strana risposta. Hai sentito? Sì. Ciao, Seth. Hello. Non hai mai visto una moto del genere, Seth? No. Buona serata. Il ragazzo lì è arrivato da 3 giorni, dice. Qualcuno sa se ci sono Ratfolk dentro? No. No, non c'è. Questa moto qui? La ruota, vuoi dire? Più di una. È chiusa di inizio, guai, quella moto più figa del momento. Nessun problema. Mi sa che quella invece è distrutta. Ah, quindi per via dell'azione non è mai successo che la cercavate? Eh? Boh. Ha paura di me. Sì, tu ti avvicinavi e lui si allontanava. L'hai notato? Sì, infatti ecco che mi avvicinavo. Ma perché ti avvicinavi così? Per come sei tu, fratelli. Che cazzo fai avvicinare le pere? No, anche con me. Anche con me non si è avvicinato più di tanto. Perché io ad esempio gli ho detto adesso, mentre lui si è avvicinato alla moto, mi sposto subito, stavo solo guardando la sua moto. Mi fa sì, faccia pure. Non lo so, cioè. Vabbè, mamma ha detto, io ho chiesto il avvicinato. Nome. Non so se l'hai sentito. Sì, abbiamo sentito la risposta. Il mio nome mi appartiene. Si grancati anche a me. Salve. E Lascia? Sì, e Lascia. E Lascia? Chi sarebbe Lascia? Posso sapere? E Lascia? Tutto ok? Ah, ok, niente. Niente, scusa. Tutto ok, quindi sì. Niente. Non lo so, così. Io... Boh, vabbè, mi tengo le mie sensazioni, va bene? Questo io lo chiamerei Boh. Eh sì, esatto. Non so come chiamarlo, Boh. Boh, davvero, 3 giorni, una moto così figa, non... Ma che cazzo vuol dire, scusami? La moto basta che trovi un garage e via. Esatto, magari è andato in città e l'ha trovata. Avete cazzo pure ragione, ragazzi, avete pure ragione. Però purtroppo parte... sono piccola ancora per certe cose. Però sai che l'unica cosa che mi sorprende un attimo? Di? Che sì, magari l'ha trovata in un posto, ma era davvero molto lucida. Davvero molto pulita. E mantenuta allora, bene. Cioè, quindi sì, potrebbe averla trovata altrove, però la mia domanda è come ha fatto a pulirla così tanto bene. Sembra che abbia usato uno sgrassatore, davvero. Ma non so, era interessato alla ruota Ratfolk, non so se... Sì, sì, la guardava molto attenta in realtà. Magari semplicemente un estimatore. Un ingegnere che vorrebbe capire. Guarda quello come si fa a riparare la moto, guarda che figlio di puttana. Ma... No, aspetta, io una moto così l'ho già vista. Dove? La cripta, quello. Quale? Che mi ha saltato sopra la moto bianca. La moto bianca? Che c'entra moto bianca? Pensavo che stessimo parlando ancora della moto del tipo. Mi
Mi sono ricordato la moto adesso, guarda. Aspetta, questo qui era vestito tutto di nero, però. Potrebbe essere un'associazione di idee. Sbagliata, magari. O sbaglio? Lì la strada non è chiusa. Ah, no. Sembrava... No, è aperta. È aperta. Ero convinto fosse chiusa. Ok. Arrivo subito. Bisogna vedere quante moto bianche come quelle ci sono. Come quelle? Ne ho viste diverse, eh. Lo so. Ma voglio capire se quella moto bianca ce l'ha un certo gruppo. Quale gruppo? Me lo voglio tenere per non dire. Va bene. No, sempre. Sì, una cosa sbagliata e succedono casini. Sì, sì. Vado a stendermi un attimo i lettini perché prima Alex mi ha tirato sotto la macchina. Ha fatto la puttanata, eh? Basta anche un accenno con la testa. Ecco, ma immaginavo. Ditemi che va. Ah, ehi, dimmi fratello. Ascolta, io adesso vado a dormire che sto crollando. Se per caso domani passano quelli del faro, sì? Digli che passerà Izanagi per prendere la sabbia. Ok, perché ne abbiamo bisogno anche noi, ma siamo senza ferro, quindi... Infatti lo prendo io. Oh, grazie. Grazie fratello. Grazie tante. Va bene, dai. Gli hai detto a Tyler di passare? Cosa gli hai detto? Hanno il nome Izanagi. Ok. Devo passare stasera, detto, però... Grazie, non ti preoccupare. Eh? Gliel'ho detto a Tyler di passare, tranquillo. Ah, grazie. No. È che dovevo passare io stasera, grazie, e poi mi è saltato. Io andiamo un attimo alla cripta. Ma tu che ci fai in buon riposo. Grazie. Grazie. Beh, buonanotte allora. No, allora ci vediamo domani. Ah, ok. Ciao. Ciao. Andiamo subito. Ma poi Jay dov'è finito nel giro di un cazzo, si è perso. C'era Jay, ma... È possibile? No, no, un secondo. Sì, è possibile. No, è il possibile. Tirapugni, no, il tirapugni, Elijah. Lo Elijah, sai che... No, quindi? Sia, Elijah, cortesemente, per favore. Quindi, non che cosa mi hai chiesto fino a mo'? Allora, io gli ho chiesto sempre cose belle e carine. Io rispetto la sua natura. Vabbè, ti faccio una carezza. No, no, evitiamo la carezza. Faccio un cazzo che carezza. È meglio che non l'ha presa a me perché mi butta giù. Quasi barcollo. Cioè, barcollo, ma non mollo. Ecco, ti pareva. Comunque, signore Elijah, volevo chiedere, siccome i kit ancora non li ha dati a quelli della prigione, li ho pure pagati. Ci sono quei lupi là sotto che puzzano un pochettino. non è tossicismo, signore. No, no, no. Vorrei chiederle... Non laggiù i lupi. E che cazzo me ne frega. Signore, gli volevo chiedere se può usare un kit di quelli suoi. E appena lo riprendo glielo ridò. No. Picchiatelo voi perché io non posso e non ho voglia. Grazie, arrivederci. Sì, io lo picchio, io. Ma posso provarci io, però... Se lo picchi adesso, fidati che lo picchi. Anzi, aspetta, fallo trasformare. No. Ehi. Ecco, lo puoi picchiare di nuovo. Adesso devo intervenire io, però che per quello, perché quello è il mio uomo, ecco, te pareva.
C'era bisogno di atterrarlo? Sì. Eh? Perché? Sì. C'era Elijah. Che cosa significa? Non resta lui. Buona serata. Buona serata. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Mi manchi. Ciao, papà, ciao. Non credo che chiamarlo papà sia il caso, sai? Ah. Che muore, di lontananza. Eh? Io gli ho tirato un pugno pure. Avrei bisogno di parlare con Bastet. Mi resti sia tu che lui. Combo. Ah, perché Gero giù fa un colpo di tirapugni, sì, porca troia. E se... ah, cioè, se tu dove l'hai lasciato? Se ti è compreso dal cofano. Non pensavo che... Ecco. Ti ho salvato, hai visto? Okay. Mi sono preso io il pugno. Mi sono preso io il pugno. Sai che sotto questa luce sei particolarmente luminoso? Ho fatto una double. Mi fanno quasi male gli occhi a guardarti. Lucrezia, mi sto coprendo gli occhi. Cortesemente, può coprire le sue bombe? Perché? Oddio, non è che ci lamentiamo qui, però. Infatti. Ovviamente, quando la vedo senza maglia, io quindi. Ho avuto una carenza di zucchero. No, veramente, tu hai fatto finta di svenire per guardare le tette da sotto. Hai più vista. Ragazzi, ma davvero? Mi stanno cedendo le gambe. No? Ma se sto vedendo Alex. Sì, guardami. Sono senza mutande, guarda. Bustina d'arte. Bustina d'arte. Bustina d'arte. Signori, vi imparerò un paio di cose. Anzi, vi insegnerò, scusatemi. Andava bene anche prima. Vabbè, ma mi sono... Sono... Quando voi li atterrate, anch'io. Eh? Quando voi li atterrate, dovete fare così: bustina da te. Sì, bustina da te. Sì, 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 sì. O così, proprio quella. Oppure gli dovete fare la pipì addosso. Perché? No, sto scherzando. Solitamente sono io. Come Lucifer. Solitamente sono io quello che va a Capandarra. Quindi... Come a Capandarra? Vogliamo provare di nuovo, vediamo che succede, Dado. Che Lucifer in due giorni ha preso un po', non so quanti. Considera che io non sono neanche ultra bravo, quindi... No, ma ci mancherebbe. Ma tu non eri un lupo, un luto? Io? Io. Ah. Lui no. Fratello. È tuo fratello. Ciao. Vabbè, ragazzi, cioè, sì, lui mi ha capito. No, comunque, non penso. Cioè, sì, non mi... sì. Ah, sì? Vecchia vita, in un'altra vita, sì. Ah, sì, sei certo un branco, bro, veramente. In un'altra vita mi stavo pure uccidendo. Bastardo infame per diventare Ruto. Che bello che sei. Fra, io, scorsa vita, sincero, i luti, li mandavo KO. Che bello che parlate tutti così davanti a me. Sì, sì. Ti cazzo. Sono dei... Ma è vero, cazzo. Siete carini. Vabbè. Sono dei sogni, sono dei sogni. Sì, sono dei piccoli sogni che abbiamo fatto. No, visioni, robe varie. Per esempio, il signor Dom c'era poco fa. Doveva essere mio padre. Ma non è stato. Papà. Spero che non sia stato brutto come lui. Io comunque... più che altro peloso come lui. No. Sai dove non siamo andati oggi? Alla fortezza. A drogarci. Andiamoci, andiamo. Andiamoci. Non ci sarà nessuno a quest'ora. Perché? L'altra volta c'è stato alle 4:30, c'era un fascio di luce. Infatti credo. Dopo le 3 li trovo. Ma che cazzo hanno, lo fuso orario? Sì. Dai, andiamo a vedere, va. Andiamo, facendo quello. No, ne arriva un altro. Ragazzi, io sono con la moto rotta. Ragazzi, ma allo Yallo c'è ancora Ragazzi, sì. Ma allo Yallo c'è ancora qualcuno? Perché io sono passato giù due volte. Sì. Vabbè, a quest'ora non trovi nessuno. Non so se a quest'ora trovi qualcuno, non so, però io sono passato giù due volte in tutta la giornata. Lo becchi domani. Diciamo che il capo si è preso una vacanza. Sì. Una sì, vacanza di una sera. Lo so. Vuoi venire con noi sulla fortezza, Alex? Io vorrei passare. Sono un po' confuso io. Sto guardando la guerra dei due mondi. Io vorrei passare allo Yellow Jack per vedere se c'è la mia moto. Perché non so più. Pugno. Ecco. Perché le donne picchiano e basta?
Perché non sanno parlare. Domanda seria. Perché le donne perché non sanno parlare? Una ragazza lì dentro mi ha baciato due volte. Allora? Perché non l'ha baciato due volte? Non lo so. Mi è passata a fianco e mi ha baciato. Ma chi è sta ragazza? Boh, un corvo. Il mio sex appeal, bro. Che ci posso fare? No, non sex qui pill. Sex appeal. Appeal. Allora, appeal. Vogliamo andare su? Dai che... Ma guidi tu? Io voglio venire giù. Guido io. Come guidi tu? Siamo tutti morti. Dai, non mi fate dire che ho un brutto presentimento, perché potrebbe non essere così. Vuoi guidare tu? Sì, guido andiamo. Io. Ma con che macchina? Con Rumpo. Esatto. Quando arriviamo lì sopra? Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Vogliamo andare? Se vuoi ma venire. Siamo in 5 però. Uno me lo prendo in braccio. Non puoi. Lo metto nel cofano. Non puoi. Andiamo in moto. Ma allora hanno l'altra macchina. Perché c'ho la moto che lascia manco me l'ha voluta riparare? Allora hanno l'altra macchina. Due vanno con quella, gli altri hanno l'altra. Dato una macchina. Dato c'hai la macchina? Sì, è arrivato con la macchina. Ok, piglia la macchina. Dai, su. Perché tu lo sta ballando. Nel mondo della trap. La prendo. Si vede la cazzo, ma... Scusi, ci vediamo dalla stavamo andando su alla fortezza, noi. Signor Manny, vuole andare a combattere la fortezza? Ma certamente. Ok. Direi che possiamo andare. Dai. Ho messo io il buono. Faceva fare il giro dall'altra parte. Certo. Stavolta vengo con la mia macchina. Vuoi venire con me? Che ragazzo? Gliela faccio guidare a lei, sa? Andiamo su, ragazzi. La prego, la pubblico. Mo tipo non tornano più, già lo so. Ma? Isa? Vabbè, noi andiamo. Isa è andata a dormire. Ah, ok. Sì. Quando me lo vuole dire? Non me lo vuole dire. Mi dà una spinta. Piano, E guarda come... No! Dai, che si rompe, porca troia. Però vai dritto. Glielo puoi dire però, sai, è in radio. Sai come sono finito a terra io. Ah, ecco, è vero, t'ha steso Alex, mi spiace. Che cazzo? Blade. Smettila. Ma non ce li avevo dietro però. Damiano, non corre, tanto ci arriviamo lo stesso. Anche perché se corri su questo sulla montagna mi sa che a due minuti arriviamo giù di no. Ok. Scusate, sono di fretta, no? Vai, un bacio a voi. Cammina. Si è resettato. Cos'è che mi hai detto tu? No, niente. Ho toccato Alex col casseggio dietro. Potevamo andare con loro. Io volevo fare una cosa seria con Elisha. Cane di merda. Sto andando piano, è quello il discorso. Io sto andando piano. Lo so, ma su col rumbo appena sterzi, diciamo che se ne vanno. Ecco perché giro di freno a mano.
avete visto anche voi che... mi ha resettato la roba? Come fai a scrivere di no? Ci siamo lasciati trasportare dalla sabbia. Ah. Sì, gliel'ho data io la radio. E dalla passione. Cosa? Gliel'ho data io la radio. No. E niente. Hai bisogno di farmi sentire ancora in colpa? Mm? E niente, ce lo dico col rumbo che non si perde. Noi già siamo tornati. Vai. Ti prego, per piacere. Allora, sto piacendo la risa da solo. Sei cretino allora. Ho fatto la battuta e rido da solo. Tornando di nuovo a casa, poi però quasi quasi siamo arrivati che avevamo tutti gli sportelli e arriviamo a casa dove è successo, per strada, non capito. Vai avanti. Dove siete? Dentro. Di te aprono. Se no facciamo un nuovo rumbo. Io tiro. Arriva. Sorella arriva. Ci parcheggiamo fuori se proprio provare. No, cari. Ciao. Tiro qua sulla sinistra. Andiamo da adesso. Ma di nuovo la bambina? Come di nuovo la bambina? Cosa? È venuta qui, la bambina di prima? Allo iello, cioè. E tu che ci fai qui da solo, scusa? Scusa? Perché diciamo ho riaccompagnato Vex e ho appena finito di parlarci, che dovevamo parlarci, e poi è andato a dormire e sono rimasta qui tranquilla. Come stai, Rachele? È tutto bene? Per il momento. Voi? Io sono stato a caccia per quasi un mese fuori casa. Sono tornato e... patatrack, praticamente. Un patatrack, ok. Argomentiamo sto patatrack. Noi abbiamo incontrato la bambina oggi. Mm-hmm. E sì. Abbiamo combattuto contro il tipo che ci allena. E c'è uno che mi cerca, non so chi sia. Il tizio che vi allena, intendi quello con la falce? Sì. Mm-hmm. Esatto. Ha detto qualcosa? No, ci ha solo attaccato. Ci ha attaccato e è sparito. E prima è successa un'altra cosa. È apparso un Anubi, che forse è Said, che mentre io e Dado ci stavamo menando, dopo che io ho atterrato Dado, si è fermato e ci fissava. Così però come è apparso è sparito, non ho detto nemmeno una mezza parola. Non hanno mai parlato? Nessuno dei due. Io non so se sei al corrente di una cosa, ma te la vorrei dire in privato. Alex, posso farti una domanda? Dimmi. Come è iniziata quando hai avuto problemi con Sabbia Altro? All'inizio non sentivo più lui. Non riuscivo a farlo uscire, a parlarci. Non lo sentivo, completamente. Poi è iniziata che non controllavo più nulla. Un Horus. Né abilità, niente. Infatti ho fatto del male a parecchia gente. Nel senso che erano incontrollati? Non le controllavo. Okay.
Diciamo che ho fatto del male a della gente che io non volevo, ma purtroppo ho fatto. E poi c'è un'altra cosa a cui vorrei metterti al corrente, ma non qui. Ok. Non lo so, dimmi tu se vuoi saperla ora o più tardi. Dimmi tu, se è urgente facciamo anche adesso. È una cosa urgentissima. Va bene, allora datemi qualche minuto, scusate. No, ok, sono sposati loro a posto. Lei è nuovo? Sì, da pochi giorni. Scusi, mi presento. Mi chiamo Michael, piacere. Piacere, io sono Lucrezia. Piacere mio. Da detto da pochi giorni? Sì. 4 all'incirca. Ok. Già visto cose, immagino, vero? Sì, parecchie cose. Molte. Beh, sbaglio, c'è un sacco di gente che si sta risvegliando sull'isola. Ultimamente. Parecchio. Da quello che vedo. Più o meno conosco gente nuova ogni giorno. Quindi per il momento lei è a Zancudo, vero? Sì. Per il momento sì. Ti prego, no, eh? Che silenzio, ragazzi. Cioè, sembra... Sì, molto silenzio. Troppi pensieri con la testa, infatti. Questi ragazzi. Cosa vi affligge? Dado, giusto? Starà pensando? Sì, sta pensando intensamente, mi sa. Chi è che non pensa, per favore? Victor, ma ti si sono io bianchi... penso sempre, ragazzi. Penso sempre. I bianchi di capelli. Sempre pensa lei. Hai capelli bianchi? Beh, sta facendo sempre più vecchio. Sì, ho visto un fantasma. Beh, io sono un po' destabilizzato per tutto ciò che mi è successo. No, sono tinti. Sono tinti. Ah, ok, perché ci stavo riflettendo prima, ma non ero sicura. Sì, okay. Non sono solamente tinti. Cosa le è successo, Dato? Io per un mese sono andato a caccia e quando sono tornato non ho più comunità, non ho più il capo comunità che è morto, tradimenti, eccetera. Demoni di ogni genere. E già al corrente, lei, vero? Più o meno, sì. Vabbè. Di penso, me lo sapevi, no, Dado? Penso che l'ultima... Di? No, dico, con Dado, non so se l'ultima volta che mi hai vista avevo ancora il marchio o no? No, no, non c'è no, più. Ero... Ok, vero. Tranquillo, tranquillo. Non mi ricordo. Troppe cose. Lo so. Comunque, signor Michael, se posso permettermi... Prima di ogni altra cosa, si domandi di cosa ha più paura. Che culo. Sì. Su quest'isola. Sì. E sconfigga quello, poi le proprie paure, intese. Ma quello è quello, quella persona è quello che penso? Sì. Ma lui è quello che penso? Sì. Quella... Buonasera. Ah, no, ok, non è quello che penso. Ciao, buonasera, buonasera. Ciao, Ricky. A posto, ragazzi. Beh, sì, più o meno. Adesso che ti vedo sto sicuramente peggio. Ma vaffanculo. Voi come state? Tutto a posto Stiamo sistemando un attimino per bene le cose. Tu vieni un attimino con me, per favore, infatti, Alex. Sì, Alex, vieni un attimo, tu. Un attimino. Puoi venire anche tu, quindi, se vuoi, Rosha. Quindi così. Voi è per aiutarvi, quindi... No, dopo ditemi... Non vi dimmi che cosa vi ha detto Cedric. Cedric a me ha fermato, non a lei. Insomma, m'ha detto sul fatto che se ieri ero con voi a difendere Grapeseed.
Gli ho detto di no, perché io ero fuori e poi sono entrato in secondo momento, perché lui mi ha visto entrare, mi ha visto lì. E gli faccio no, io sono entrato, ho sentito e basta, mi sono messo per i cazzi miei poi, che è realmente quello che ho fatto. Mi fa, ah bene, perché ti ripeto, mi ha detto o mi tagliava la testa o una cosa simile comunque. Non mi cavava gli occhi. Quindi ti ha minacciato che sì, l'ha fatto mentre correva e parlava con Ato, con allora, Ato, quindi... Mi servirebbe una radio dove trovarvi? È la 0020, okay. Ma eravamo fuori quindi non potevo rispondere. Ok, in caso mi serve un hack radio dove trovarvi? Perché okay. Lui sta negando proprio, sai cosa vuol dire che sta negando fino alla morte? Letteralmente oggi è stato, sai cosa vuol dire? Hai visto quanto è grande la mano di Anubi? Sì. Ok, hai visto quanto è piccolina la sua testa? Sì. Ecco, ce l'avevo proprio stretta in mano. A proposito di Anubi, poi tua sorella deve parlare. Sì, sì, ma finisci. Vabbè, poi parlate tutti. No, ma tanto puoi restare in... Sì, sì, lo so. Sì, perché c'ero io lì. Beh, finite il suo discorso, poi ne parliamo. Quindi ha negato il fatto testa... che lui mi ha detto queste cose? Sì, ha detto che ha sparato un mucchio di stronzate. Questo mi viene a prendere allora. Ti viene a prendere? Mi sta rompendo un po' sto cazzo sta situazione. Lui non può fare un cazzo. Lui non fa un cazzo. Lui ha bisogno. Se lui, lui è avvisato. Lui è avvisato. Ok. Lui e la sua comunità sono avvisati. Ok. Nel momento in cui. Un'altra volta. Cosa? Diciamo che ogni volta che provo a dare a far voce alla mia voce. Vabbè, buonanotte. Tua te? Sì. Abbiamo capito. Alle mie forze praticamente dopo un tot spariscono. Non sei l'unica. Stasera sta succedendo più di una volta. Comunque, già vi dico una cosa, se mi rapiscono sapete chi è, appunto, perché io problemi con gli altri non ne ho, quindi se vengono rapito sapete chi è. Senza che vi do altre. Vabbè, ma lui se ti rapisce mettila così, ora come ora. Sta venendo a fare un po' troppo il cazzo duro e mi sono cazzo. Cosa? Hai capito. Sedic. Io non posso fare nulla, sei serio? Aspetta. Io non posso fare nulla, io. Non ho capito, io ragazzi, posso fare ragazzi, però aspetta ancora. Un attimo. Che è successo? Per che il successo? Momento, cioè, oltre che è venuto che da, fatto, da casa nostra... Che hanno fatto? No, oltre che è venuto da casa nostra con Atlas, che cercava della gomma per fare una moto, non è quello che cazzo doveva fare ad Atlas. Sì, che poi se ne è uscito, detto... andato dicendo, il Black Rose soffre. No, il Black Rose offre Black Rose, li fa. E gli ho detto, fra, noi ancora non stiamo facendo materiali, cioè al momento stiamo pensando a fare coltelli, cose, non stiamo pensando a fare i piedi di porco, anche perché siamo senza fabbro, quindi non li possiamo fare. Ma te la metto così, ok. Lui se n'è andato perché lui doveva stare con i più forti, quello che potevano sì, fare più so, cose. Di giorni ha preso due volte gli schiaffi. Anche l'ha preso di nuovo? Cioè oltre basta ieri basta sapere, preso... due giorni ha preso due volte gli schiaffi. Manca il terzo per il business. No, sì. No, non è quello, non c'entra nulla allora. No, ok. Solo che oggi ha messo un po' in guai la sua comunità per questo, Quindi se ti viene a cercare... Guarda, se continuano, glielo faccio ammazzare direttamente dalla sua nuova comunità, quindi... Cioè, ma la sua comunità che cosa pensa di questa situazione? Mi sa che un po' di pentimento lo sento nell'aria. Ah sì, lo stanno cominciando a percepire. Ero io che però parlavo tanto e dicevo cattiveri, Sì, ti ricordo che io sono sempre quella che non aiutava, Ma io sono quello che non sapeva comandare, che letteralmente non sapevo cosa fare, ok. Vabbè. Ogni volta vabbè, mettono voci comunque, in giro che comunque... Senti qua che è successo stasera. Che succede? Eravamo all'osservatorio e Dado, visto che è da un po' che mancava, mi fa, vuoi tirare due schiaffi? Ma volentieri. Ci trasformiamo entrambi, iniziamo a menarci, lo atterro, ok? Si solleva una nube di sabbia. Mi sono girata verso la nube di sabbia, ho visto che era un nuovo Anubi, ok? Non so come definirlo. E... tipo Alex. Ok, e... torno normale. Oh, mi sono... aspetta un attimo, tipo... dici... come te, sì. Tipo che così? Ora come... sì, esatto. Sì, esatto, come te. E... no? Minchia, ma... ciao, ragazzi. Qua, ciao, tutto bene? Ciao. Una merdaviglia come sempre. Guarda, sì. Quando vedo te sono felice, guarda. Oh, va...
parole veramente. Ma, non ti puoi. Che? Non puoi tornare, vero? Ok, posso. Che vuole lei? Ti ho detto, no, ogni tanto non. Non riuscivo. Comunque sto andando a fissare il soffitto. Buon riposo. Buon riposo. Buon riposo, Aya. Aspettate. Fatto sta che ti ha detto e poi continuate, scusate. Vai, continua. Fatto sta che mi sono tornata normale. Ho alzato le mani perché ho detto sei un'altra nubi e vuole adesso allenarsi, ok? Io sono messa male. Ho fatto alzo le mani, ci stavamo solo allenando, anche perché non ha detto né mezza parola né niente. E lui si è avvicinato pensando fosse nostro fratello Alex, ha fatto un altro polverone di sabbia ed è sparito. Nel nulla, no, con il teletrasporto come avete voi, no, nel nulla. Solo che guardava me e guardava Dado, cioè come parlava. Non ha parlato. Ha fissato e basta, come se lui stesse osservando loro che si allenavano. Allora, e si è palesato. Succedendo le cose da quando. Aspetta, non ho finito. Da quando questa cosa. Non è finito. Cose. Aspetta. In tutto ciò, poi ci siamo allontanati per parlare di questa cosa. Infatti, poi sono arrivati anche Abby, Seth, tutti chi c'erano lì all'osservatorio. Ne stavamo parlando perché la convinzione è quasi che potesse essere Said, probabilmente. Poi abbiamo sentito un ding di una campana e dietro di noi, cioè dietro di me perché io mi sono dovuta girare, è comparso il tizio con la falce che ci accennano tutti. Ma oggi? Sì. Ok, che ha detto? Assolutamente nulla, di nuovo. Ci ha attaccato, è arrivato e ci ha attaccato e basta. Senza dire mezza parola. Così come è arrivato è sparito. Oddio, scusate. No, okay. Ero a guardare altro. E in tutto ciò i miei presentimenti stanno peggiorando. Perché prima pensavo fossero legati solo ad Alex. Ma ieri mi ha chiamata Atlas, da Zambudo. Sì, vuoi? Sta succedendo parecchie volte questa cosa degli allenamenti, comunque, anche Zancudo. Non so. No, ma quello di Zancudo è che è successo il casino con Olly. Io 2 minuti prima faccio all'Alex, sai, dovremmo andare a Zancudo. E poi mi chiama Atlas dicendo, c'è la figlia a Zancudo, c'è la figlia della grande madre a Zancudo. Questa situazione sta peggiorando, io non so come gestirla. Cioè, non so se sia per meglio. Meglio, perché c'è all'Alex, vi tenete pronti. Vai tranquillo. Mi ricordo questa foto dedicata del 25 si sta avvicinando. Sì. Oggi è il 22. Sinceramente siamo venuti qui per parlare. Io non ricordo mai il suo nome, ormai tutti lo chiamano il nome. Buonasera. Salve. Sì. Ciao. Come sta andando? Voi due mi dovete dire una cosa, ok? È capitato che qualcuno che stava con voi vi dicesse ehi, hai detto cose strane? Per quello? Io... E tu non sapevi un cazzo. Boh, anche se non sono propenso. Sta dicendo che io sono strano. Minacciato gente. Nel senso che ho minacciato gente e non ho minacciato nessuno, ok? Boh. No, se vuole possiamo... Mi allontano io, ragazzi. Fare due chiacchiere. Ok. È una questione pure tua. Ragazzi, vi faccio un esempio di quello che è successo, ok? In che senso? L'altra volta eravamo qui. Sì, vieni un attimo anche tu, Lucrezia, non è un segreto. Sono cose da custodi, quindi puoi venire. Ok, va bene. Sto parlando ero comunque qui. Per quello. Praticamente c'era Naya che ha utilizzato la sua abilità del coso del sangue lì, come si chiama, quella bomba di sangue, una cosa del genere. Ok, arriva lui, con una voce strana, molto particolare, ha cominciato a dire... mi è sporcato tutto di sangue, non ci provare più mortale perché sennò ti prendo a schiaffi. Chi? Lui. Io non ho fatto nulla, io vi giuro che non mi ricordo niente. E dillo sinceramente. È 3 giorni che mi dice, oh, ma cosa umano, stai dicendo? Mortale. Non stai dicendo. Dite tutte queste cose così, è un po' strano. Anch'io ho dei vuoti di memoria. Ok.
letteralmente dei vuoti di memoria dove io non ricordo nulla. Ma io non ho vuoti di memoria. Io sì. A me letteralmente sto parlando. Scusa Seth, scusami. Questi nani che vogliamo ammazzare gente, che l'altro a Danaia lo sai che gli ho detto che la prendeva a schiaffi, tipo proprio così. Partito un muscolo, scusate. Non più che altro lui non ricorda nulla, e questo è il fatto. È come se prendesse il sopravvento. Ma non ha controllo di me, cioè sono io, cioè non... Puoi dire... Ti ricordi dove andiamo noi di solito al posto? Influenza probabilmente il tuo carattere. Sì, ma ti ricordi il posto dove siamo andati ieri? Scusate, arrivo. Tranquilla, tranquillo. Ti ricordi il posto dove siamo andati ieri? Che ti ho detto, stavamo parlando proprio di questo e ti ho detto, non è che gli viene in mente di prenderti il controllo e far qualcosa? Mi hai risposto... Ma figurati. Tu non è mai successo. Tu non te lo ricordi, ma lui ha preso il sopravvento e ha cominciato a dire, a te non ti farò nulla, umana. Ok, stiamo parlando quindi di Horus. Non lo so, è strano. Fate una cosa. Ma quando non avevate detto questo? Solo lui gli era occhi? In quale forma era? Io, ma non mi trasformavo. Stavo oggi così, mi sento stavo okay. Tranquillo per le prime due volte. Ok, quando lui inizia a parlare in maniera brutta oppure diversa dal solito, fai uscire il tuo idolo. Magari lei riesce a parlare in una maniera diversa, mettiamola così, con lui. Vedila così, io attualmente non riesco a capire, ma non, lei mi aiuta ma non vuole intervenire. Com'è possibile? Te sei in pericolo, interviene. Sì, in pericolo sì, ma non ha mai parlato con la sua voce, se ci avete fatto caso. Sì, nemmeno io se per quello. Ma non ho mai parlato con Anubi, cioè io l'altro giorno l'ho detto anche a loro, io col mio Anubi non ci ho mai parlato praticamente, sento le sensazioni. Sento quello che pensa, quello che prova, ma non ci ho mai parlato. Sì, poi non vuol dire di, che se di non parla con la sua voce, magari usa la tua. Ma non vuol dire che non ha pieno controllo di te e di lei stessa. Non è che per forza deve usare la sua di voce, eh? Non lo so. Non lo so, non... mi ha aiutato sempre, sempre, ogni volta che l'ho chiamata lei è venuta sempre, ma è come se, sì, ci sono con te, ma fai tu. Questo mi ha sempre... Ti ha dato pieno controllo, sì. Quindi per quello usa la tua voce. Anche se alcune volte mi sento strana, perché sinceramente mi sento strana stare nel suo corpo, diciamo così. E quello lì è il pieno controllo come faceva Nubi, usciva quando avevo problemi, stava tranquillo. Quando provavo qualche cosa di strano sentivo anche le sue sensazioni, ma era a posto, cioè ora non mi sembra messo in mezzo. Ora non è più come prima. Oh, è come se parla ora. Ora, quando lui prende il sopravvento sento proprio che è una potenza che viene da dentro che non riesco a trattenerla. Dobbiamo parlare con Said perché questa situazione... Anzi, io vorrei proprio parlare con Enrique, Basket, se per questo. Io ho paura che sta succedendo quello che ci ha detto. Ma figurati. Cosa vi ha detto, se posso... Ragazzi, Seth ha preso un tombino? Sì. Credo di sì. Sì, prima è successo con Ulani e poi è comparso il fantasma. Sì, ma Ulani ha preso un tombino. Ah, meno male. Che casualità, però. Io non vorrevo fare il rumpo il giallo, però quel rumpo lì veramente, ragazzi, un vabbè, po' meglio. Vabbè, è di Manny. Mi ha spaccato gli occhi. Comunque, non lo so, con una volta è strano, ok? Non so se l'avete avuto, soprattutto tu, Lucrezia. Lo sento strano, ok? È come se, sì, ok, è il mio corpo, anche è il mio di corpo, però non lo sento mio. Io ti dico, solo nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana, 3 su 3 sensazioni si sono avverate. Quando eravamo a Saqqara, che c'erano anche i corvi, io mi sentivo in prestito a casa mia, cioè mi sentivo a disagio a casa mia. E quando siamo tornati abbiamo saputo che Alex era stato attaccato da un silente.
Poi l'altra sera al castello, quando ci sono spariti da sotto gli occhi di nuovo tutti. Ieri con Atlas. Un attimo. Ieri con Atlas. Che fa? C'è la figlia qua a Zancudo. Me la sono fatta fino al Ciliad per menarla, quella stronza. Sì. Poi mi ha pure mangiato. Ma chi cazzo se ne fotte? Non doveva. Doveva lasciare stare Holly. Alla fine non l'ha lasciata stare. Io però mi sono battuta. Fino all'ultimo, letteralmente. Come è giusto che sia. Hai fatto bene. Quindi anch'io da sta settimana sto un po' così. No, io da quando mi sono trasformata. No, da quello no. Mettila così, Zero. Da quando ho richiamato il mio idolo, da lì mi sento un pesce fuor d'acqua, letteralmente. Sarebbe il caso forse di parlarne anche con Bastet stessa. Ah, scusate. Non lo so. Dovrei Come se non ti appartenesse il tuo corpo. Sì, ma è più una... Allora, la prima volta che mi sono ricordata adesso la trasformazione di quando è successo, mi sono praticamente sentita molto bene. Era come stare, non lo so, dare una sensazione... Libera. Di libertà, esatto. Leggera, libera. Ma adesso, ogni volta che la richiamo, è come se fosse una cosa che non mi appartiene. No, questa cosa proprio io non la sento, mi spiace. Sarà l'incontro diverso, non lo so, però... Io so solo che Rachele ogni tanto gli si sfoca la vista. Si sfoca la vista? Mm-hmm. E non è normale. Non è normale, no. Ok, ci sta capitando troppa roba tutti insieme ultimamente, eh? Mi si sfoca la vista. Mm-hmm. Sì. E di sette di quel Kopesh? Il Kopesh non c'è più. Lo sai dove. Ok. Ce la... lo protegge il quartiermastro. Non lo prenderanno mai dove. Non possono arrivare proprio lì. Non lo so, non darei niente per certo, onestamente. Sincero. Sì, tesoro, vieni. Io so solo che dobbiamo capirci di più, perché io non mi sento tanto bene. Io ogni volta che lo uso mi sento stremato alla fine, quello sì. È veramente stancante, no. Ora come ora è veramente stancante. Tieni. Una sola basta. Vabbè, poi in caso tu me ce l'hai? Sì. Sicura? Sì. Bene, sono la domanda della statua io. Dove vai? Avanti la statua. Che cosa? Perché? Stancante? Mi rilasso. Da solo? Sì, fatevi le cose vostre. Mi rilasso un po'. Tranquillo. Sì, sì, sì. Più naturale. Come se ti lavassi tutta l'energia ogni volta. Ma davvero? Perché ha chiacchierato con Bastet al magistero? Dopo quel patto, no. Diciamo che stiamo subendo contratto. Ma sei più forte? Il tuo idolo è più forte? Vediamo molto meglio, mettila così. Interessante. Vedete molto meglio. E soprattutto qualcun altro vede pure ora. Vabbè, ma adesso vedete molto meglio per il discorso di Horus, no? Esatto. E lui vede attraverso noi, i nostri occhi, è quello lì il patto. Allora il patto. Contratto. Vedi che ti sbaglio. Sono stanco. E si chiama un bastardo. Sono stanco. Vedi, almeno l'hai scusata dell'idioma. Sì, sì. L'idioma.
sì. In testa le dio. Perché tutti i custodi sono bombati. Ma basta essere sì e te parli in spagnolo muy tranquillamente, non ti preoccupare. Che parla in americano. Secondo te perché sto usando los ojos così? Almeno me capite. Parla americano, non ti capisco quando parli messicano. Va bene. Oh, vabbè raga, io mi allontano un poco poco, tanto... Beh, invece io vado proprio a letto, chiedo a letto, vado cioè, a riposare le gambe che non sento, okay. Di là, ok? Vado a ravvisare il set che sono arrivato. Voi avete un posto in macchina? Sì, ce l'abbiamo. Allora, anche due. Sette. Avviso 7 lotto allora. Vabbè. 7 in culo. Beh, grazie mille ragazzi, a dopo. A domani. Ciao, eccetera. Dato. A dopo. Buonanotte. Poi per quella cosa quando dovete passare, magari cioè, ci organizziamo un orario. Che cosa dobbiamo passare? Hai detto che volevi una radio. Eh no, quando succede, succede. Prendo passo e vi chiamo in radio. Non è che io ho gli appuntamenti, come dire. Beh, sai, ci organizziamo. Vabbè, dai, ciao. Ciao, ciao. Prima vincono e poi vanno in guerra. Mentre... Ma che cazzo? Sta meditando? Non lo so, sono appena arrivata, sai. Alex, ci becchiamo domani. Ok. Ciao, ciao. Ciao, Dado. Meraviglioso o merdaviglioso come ha detto quella ragazza? Vabbè, quella è stupida. Torniamo a casa. Come vuoi, se ti stai annoiando per me possiamo andare. Dai, andiamo. La statua mi mette tranquillità. Come? Non lo so. Sarà forse il posto. O forse perché è un angelo, non lo so. Setto. Chi? C'è la setto qui. Credo che abbia preso un tombino però. Aspetta un attimo. Fa mille virgolette di più di passi. Ciao ragazzi, ho una domanda. Caso dovesse tornare setto, voi un posto in più ce l'avete per riaccompagnarlo giù? Certo. Ok, grazie, perché noi stavamo andando via. Prego. Sempre se non vado via prima anch'io. Va bene. Ritorno. Ce la fa a piedi, ma sicuramente lo trovo un posto qui. Sì, c'è sempre tanta gente, dai. C'è sempre gente. Va bene. Poi ragazzi, ci farebbe piacere poi avervi tutti una volta al castelletto, visto che la comunità è rinata. Ah, volentieri, bella notizia. Al castelletto? Sì. Poi magari ci dirà dove si trova, lo passeremo sicuramente a trovare.
lo spiego dove sono. Fra la Rehab e la Playboy. Non ho capito? Fra la Rehab e la Playboy. E in che senso? Se lo quello quando mostro... messo non conosce glielo mostro sulla mappa magari vedere sulla mappa sì è meglio esatto. Vuole salire un attimo in macchina? Non so di che cosa stia parlando. Cos'è la 844? Vabbè ragazzi andiamo. Sa che in macchina glielo mostro? Non so come spiegarglielo. Sa che in macchina? Non mi mette il GPS nel macchina? Sì. Venga. Dobbiamo salire insieme? Prima lei, sì. Ma prima io. Questo è il castelletto. State andando? No, io no. Mi sta spiegando dov'è il castelletto. Sì, noi comunque sì, però adesso andiamo... Ah, ok. Scusate, chi essendo da sola è un po' problema. Raghere, tranquilla, non ti preoccupare. Capiamo perfettamente. Qui allora, è un po' più chiaro anche se ricordarsi sì. Non è facile, però prenderò come punto di riferimento magari queste cose, oppure non verrò da solo con qualche amico o amica e quando vuole mi dirà. Però ho capito la zona più o meno adesso. Ottimo, sì, l'ho capito. Va bene, buonanotte allora. Okay. Boh, raga, noi andiamo. Andiamo. Va bene, va bene. Certa. Ci sentiamo domani. Buonanotte. Va bene. Buonanotte. 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 Basta che ammetti che sono più bello. Buonanotte. Non passerò mai più. Ti lascio fare. Buon riposo. Ciao. Sì, stiamo andando al castelletto. Buonanotte. Buonanotte. Riesco a non rompere nulla? Secondo te? Se vai retro così. Vai retro. Aspetta, faccio. Sì, senza farti fare manovra. No, preferisco così, guardo dove vado. Ok. Prendo la scorciatoia di prima. Vogliamo arrivare morti, più morti come siamo, e a piedi possibilmente pian piano. Se non sono volato io dalla montagna devi volare tu. E mica io ieri questa strada, ma sono fatta alle 4 e mezza del mattino, non sapevo nemmeno come mi chiamavo. Quindi sei lì che nega tutto. Peccato che non l'hai sentito pure tu, quindi ci vedi. Sai. È stato quel momento in cui mi ha preso da parte che c'erano. Che correvano tutte e due insieme, sia Cedric che Atlas. Come dire, è furbo lo stronzetto. È furbo, sì, ma se mi viene a rapire non è più furbo poi. Perché l'unico che hanno problemi con me sono loro. Gli vado a mettere fuoco io a casa, non ho capito niente. No, tanto fagli lì che mi rapiscono, io quello sto aspettando. Poi mi viene. Interviene lì con gli altri, non intervengo io. E lì è morto poi. A parte che già la sua stessa comunità in cui ora è già un pochettino sta... Sai. Oh, domani appena mi vedi sicuro mi racconta. Scusami. No, non lo faccio a così. Lo so, non ce l'ho con te. Un po' di stanchezza. Sicuro domani appena mi vede e mi dice qualcosa, sicuro. Taglio per Zancudo, sì? Sì. Io ho davvero bisogno di parlare con Bastet. Ma non la potete contattare in qualche maniera voi? Con qualche preghiera, con qualche qualche rituale, Hamza stesso? No. L'unico credo che riesca è Said. Che burra, e che Said come lo contattate? Non lo contattiamo. Appunto.
stanno succedendo un sacco di cose strane. A tutti noi. Poi sto tranquillo. Parlavo di noi custodi. Che giorno è oggi? Che vuol dire? Che giorno è oggi? 22 gennaio. Speriamo che il tuo frammento trovi la strada giusta il prima possibile. Anche se la trova, ti ripeto, sarò inutile lo stesso. No, non mi sei inutile, mai. Perché avrò sempre la stessa resistenza che ho attualmente e non avrò forza in più. E poi se non abbiamo armi con cui sparare, non è che faccio più anche io. Hai ragione anche quello. Ma io non ho capito cos'è che voleva Enrique. Una radio? La radio per eventuali problemi, se mi vuole dire qualcosa, se mi vuole portare qualcosa, non l'ho capito. Domani se c'è Isa dobbiamo cominciare a portare un po' di roba di qua. Sì. O perlomeno i quattro materiali, tanto per fare due armi precise per difenderci. Come le fai due armi precise? Fai gli archi, perché non abbiamo nient'altro. E non possiamo fare i quadrelli, se perché... se lui ha materiali, sì. Appunto, quello sto dicendo, facciamo gli archi e basta. Perché gli archi? Tesoro, non abbiamo un fabbro. E chiediamo. Se a me mi fermano in mezzo alla strada, io fermo gli altri. Va bene. Trovo un fabbro, me lo carico nel rumble, dico un attimo che mi devi aiutare a fare un'arma. Sai che dobbiamo andare a comprare le canne air. O perlomeno ci serve un fabbro che ci fa dei picconi, perlomeno. Soprattutto quelli. Anche se ne fanno un 5-6 avanzati. Io non ho capito. Cos'è che non volevi col ragazzo che stavo parlando? Ma come gli hai detto, sei nuovo, sei... Finchia, se lo vuole mettere in comunità. Se lo volevi mettere in comunità, no? Perché no? Cuore, io ho capito che abbiamo bisogno di gente. Allora, io non è che ti voglio... Ma a me, no, non voglio gente risvegliata. A me sti cazzi di gente... Che hai visto? A me non mi ha fatto niente di gente risvegliata o meno. Io voglio gente che sappia collegare i fili. Non c'è tu, vabbè, perché tu ovviamente non è che... Ci hai parlato tu col tipo? Sta che già sento parlare alcune volte, lascia stare. Ma tesoro mio, non è che possiamo... Vabbè. Se lo vuoi te lo metti, ma... No, non... ma che... Sì, adesso sta. Per me c'è... No. Sta poi così, se vuoi te lo metti, cioè... No, vabbè, tu poi che... Sì. Io. Io dico, non capisci male tu. Eh già, hai ragione. Tra la stanchezza, ne so. Comunque, se tu lo vuoi mettere in, lo vuoi prendere in comunità, sono due loro, non è solo. In che senso? Lui gira con la ragazza con la moto. Non so chi sia. Che prima era in osservatorio. Quella col cappello, vestita strana. Mica l'ho vista. Vabbè, l'abbiamo vista noi. Ma l'hai vista mentre mi stavo menando con Dado? No, l'ho vista quando eravate a combattere con... Comunque, e gira con lei. Non lo so, nel senso... Ci sarebbero due persone in più in caso, cioè... Mo' li becchi tutti e due cacciatori, ce ne sbattiamo... Ci manca solo quello. Ho capito, però sai, la gente la devi conoscere anche. Io con le quattro persone che conosco, hanno deciso che... Vabbè. Lasciato aperto. Come l'ho lasciato aperto? Sì. Vabbè, poi chiudo io. Lo vogliamo conoscere, lo possiamo conoscere. Che ti devo dire? Se non è che si trova. Ah no. Andiamo di là. Ma si mettesse un'anima in chiaro che chi entra qui comincia a lavorare. Ma siamo in una comunità di belli giovani.
Isa, puoi stare tranquillo che lavora. No, ma Isa lo so, io dico quelli nuovi. E quelli nuovi. Che a me questo all'impatto, cioè te lo dico io subito all'impatto, per come parla, per come l'ho sentito parlare, che ero messo lì, che lo stavo ascoltando. Questo mi sembra uno del tipo, entro, quello che trovo faccio, se non c'è niente da fare esco, faccio i cazzo, il cazzone in giro. Quindi, siccome non voglio gente così, perché se io devo stare poi a far male tutto il giorno come un cornuto che sono, sinceramente non ci voglio, come facevamo prima. Che noi prima entravamo, facevamo quello che dovevamo fare, vabbè. Cioè, bello, facciamo tutto il giorno. No. Non so come fartelo capire. Quindi sediamoci, forse lo capisco. Sì, intanto è inutile se lo dico sediamoci. Allora, ma chi hai con me stasera? No, non ce l'ho con te, non ti preoccupare. Non ho niente. E poi potevi anche dire di no e farlo tu. Non ho visto che era... Cosa non hai visto? Il fatto che tu mi hai detto, ah, no, dicevi di no, lo dicevi tu, ho capito, non è che l'ho visto. Vi accetto nel dubbio. Ecco, i dubbi lui accetta. Sì, nel dubbio, insomma, che è... Che giornata. Dobbiamo comunque pensare a trovare sì qualcuno... Ma qualcuno che sappia usare una testa, che sappia... A me di sparare non mi interessa, quindi sinceramente che poi sappia sparare o meno non mi interessa, che si è risvegliato o meno non mi interessa. Ma che sappia usare una testa, sappia quello che stia facendo e che non mi metta in mezzo ai casini con l'altra persona. A te va bene comunque, quindi che faccio io la facciata, sì? Ma per me va bene, cioè o la facevi tu o la facevo io, non mi cambio. Che poi alla fine comunque andiamo sempre in giro insieme, quindi... Sì, alla fine è come se la stessimo facendo tutti e due, la facciamo. Ma io ti dico, occhio a chi prendiamo in comunità, perché sai come può va a finire. Prendi, trovi un altro come Cedric, trovi un altro come Atlas, poi io mi tocca ammazzarli, cioè... Ci sono rimasta male di Atlas. Ma io no, perché già lo sapevo. Te l'ho detto io prima di andare a mangiare. Ti faccio, vedi che questo sicuramente, prima o poi, se ne va. Minchia, sono tornato da mangiare. Pare che ho fatto una previsione. Ci sono rimasta male, sì. Mm? Ci sono rimasta male. Ma mai te l'ho detto di non attaccarti alle persone, perché poi questa è la fine che fai. Cioè io ti capisco, perché pure io sono così. Ma infatti non mi attacco più a nessuno, l'unica cosa che mi ha attaccato sei tu. Gli altri, ciao, non mi interessa. Adesso abbiamo una casa enorme, praticamente, per me e per te, perché stasera Isa non c'è. Molto, molto interessante. Quasi, quasi ci faccio un pensierino. Mo' mettiamo un volantino in zona sicura. No, 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 non più. Ti prego, no, no. Cosa? No, il volantino in zona sicura no. Che cosa? Di che cerchiamo gente. Aspetta. Aspetta, mettiamo un volantino in zona sicura. Cerchiamo persone. Contattarci in radio. No. Anzi no, venire a, tipo alla... No, l'ho già fatto con Lucifer. Lucifer ha fatto un gran bordello. E siamo stati perculati davanti e di dietro per lo Yellow. In che senso? È che la gente non aveva capito che si parlava solo di gente che cercava una casa, ok? Se lo specifici, se cioè mettilo... sì, poi te lo faccio leggere se vuoi il volantino. Immagino che l'aveva fatto? Lucifer. Vabbè, allora già immagino che c'era scritto. Si è presentata tutta l'isola, si è presentata. Immagino che recluto persone, sicuro l'ha scritto. Tu basta, se fai una cosa così, cerchiamo... No, no, ti prego, fidati, no, no. Non so, ma a girare per l'isola, a cercare persone, prendi già il gruppo come prima, 6 persone, avrebbero fatto, no, comodo di più. E... Però loro vogliono fare la propria comunità, e basta, va bene.
Poi chi abbiamo chiesto che ci ha detto sì e no. Ora domani lui chiede alla ragazza, l'erborista, che però ha detto Maze. sì, che però ha detto che vuole vedere tanti fronti prima. E noi il tempo non ce l'abbiamo, noi abbiamo quei giusto 3-4 giorni per trovare. Alex. No, metti le armi per favore, mettile via. Fermati. È successo anche prima Zancudo comunque. Sì, ma era da un po' che non succedeva. Ehi, stai buono con quell'arma. Sì, stavo guardando sul davanti. Se ci dà qualcosa, arriva qualcosa, lo sentiamo. Siamo io e te. Vabbè, cazzo, vabbè, dai, guarda se c'è qualcosa. Non è che mi arriva dalle scale dietro. E in quel caso lo vedi tu. Quindi stavamo dicendo, non è che abbiamo un'eternità per trovare persone, dobbiamo Lo trovare so. qualcuno il più presto possibile. Sì, ma Siamo tre. non possiamo nemmeno metterci in casa il primo che Brava. passa, ecco. Ecco perché io prima volevo mettermi in casa persone che già erano, cioè che già conoscevamo, poi eventualmente cominciare a cercare persone da fuori. Esatto, le persone che già conoscevo. Astra, Strawberry o Io non ho Dado. capito se. Dato non ho capito cosa voleva dire. Dado purtroppo col fatto che spesso passa lunghi periodi in meditazione o a caccia, ha detto tienimi come ultima spiaggia. Ok. Io non so poi a chi chiedere, sinceramente, cioè perché io persone. Oddio, ci sarebbe Alexis, ma quello. Ma sai cos'è? Volendo chiedere ad Alexios, Mara e gli altri, non, cioè, secondo me non verrebbero. Nemmeno. Sì. Aspetta, Alexis, chi sono quelli che girano con Alexis? Mara? Perché Mara, Mark, Seth, Abby. loro sono senza comunità. Sono tutti a Zancudo loro. Sette Abby sono senza comunità. Io Certo. pensavo stessero qualcuno. No, così come anche Bart. Chi cazzo è Bart? Un altro fratello. Sì, che Considera che paura. qui come altri due fratelli ne possono entrare un altro solo e basta. Lo so, appunto. Come altre cose possono entrare, sì. Quindi io vediamo se trovo Alexis. Intanto la proposta gliela faccio. Comunque hanno sempre un tetto in cui dormire, sono al sicuro, sono tranquilli. Io non gli chiedo di portarsi tutti i materiali qui perché non mi No, ci interessa. mancherebbe neanche. Non è una cosa che mi interessa. Però almeno siamo tutti insieme, non, perché sennò io sono costretto a fare una cosa che non voglio. Cioè, Unirmi a qualcuno. io stavo pensando chi è. Cioè, io ho pensato anche a mio fratello Alex, però nemmeno lui vorrebbe adesso. Da quello che ho capito, perché anche lui è senza comunità. Sì, lo so. È perché se non troviamo entro 4 giorni qualcuno, siamo costretti ad unirci a qualcun altro, eh? Sì, ma a chi? Già. Perché tu sei quello che sei, tuo fratello è quello che è. Io Alla fortezza non possiamo andare. Sono già tre custodi. Castellettone, Osservatorio, ma nemmeno. Magistero è già pure. Esatto.
siamo costretti a la fuente, sinceramente andare alla fuente no. Non ci tengo a stare in casa con Bella, mia Joy. Mattia, a parte che io lì non posso entrare. E c'è Mattia o non gli altri due, mi sembra. Ecco. E cosa facciamo? Andiamo da Enrique? Dopo tutto il bordello che stiamo facendo per stare lontani. A parte che lì poi non potrò entrare nemmeno di nuovo. Lo so. Poi che brutta sensazione che ho, ma non so perché. Io ho una brutta sensazione che qualcosa ci aspetta, ma non so cosa. Boh, sinceramente anche questa nebbia non aiuta per niente. Però come sono solitari e eremiti, giriamo per i cazzi nostri. Non abbiamo una tappa fissa, abbiamo Zancudo e via. L'unica soluzione è quella. Quindi tutta questa roba che abbiamo fatto, portarla a Zancudo. E il rumpo passa. No, il rumpo resta a noi. E come resta a noi? Resta a noi. Lo puoi mettere come privato? Sì, e ora è mio. Ok. Perché comunque quello l'ho fatto pure io. E la moto? Quindi... Ah? La moto? Ecco qui. Quale moto? Ci hanno lasciato una Sanchez. Perché è rotta, non la possono portare ancora. Non ho capito se la vengono a prendere, non l'ho capito. Io avevo capito che ci lasciavano anche una moto, però. Non lo so, non ci ho capito un cazzo, sinceramente. Tanto abbiamo il rumbo, abbiamo la tua moto, quando la aggiusteremo, basta. Poi si penserà a fare un altro libro, eventualmente. Ma tanto il rumbo, anche se è lento, è comodo. Ah, a proposito, un'altra... In caso un'altra comunità sarebbe la Playboy qui sotto. Sì, ma già lì sono... Oddio, aspetta. No, custodi ce ne sono uno. Sono Karim, c'è... No, due, c'è Karim e Sara. Ah, vero. Però... Sì, o tu... Quindi può entrare solo uno di voi due. Perché? Perché se viene tuo fratello come fa ad essere in quattro? Ah, cazzo, è vero, Isa. Ecco, non so se Isa c'è... Non ho più quella idea. Io te lo dico, arrivo dal terzo giorno, se non trovo nessuno, chiudo baracca e burattino. Adesso inizio a fare tre slogan a Zancudo. Si ritorna da dove si è partiti. Che bordello. Ci stiamo provando, ma se nessuno... Cioè io i primi giorni, se a me qualcuno mi diceva vuoi entrare in comunità, minchia, ero non contento. Di più, specialmente se ero venuto solo. Gli posso avere quelli che sono in 6, in 7, va bene. Se vogliono creare la propria comunità. Soprattutto perché sono comunque di più. Io dovrei farmi da parte a quel punto. No. Sono 6, noi siamo 3. 9, possiamo essere fin 10. Sì, sto parlando di capo comunità. Ah, tu dici che... Non che io voglia dare ordini, per carità, lo sai. Non è proprio la mia intenzione. Cioè, l'unica speranza è trovare qualcuno solo. Cioè, trovare qualcuno solo e via. Sennò... Sennò non lo so. Mi sembra di non saper parlare più con le persone, che ti devo dire? A me sembra che le persone non vogliono più entrare nelle comunità, preferisco stare a Zancudo. Prima entrare in comunità mi sembrava un privilegio, ora lo prendono come un passatempo. C'è chi esce, c'è chi entra, c'è chi cambia, come se fossero un paio di mutande. Perché è vero, perché tu che stai in una comunità è come se tu stai in una famiglia, tu la tua famiglia non la puoi cambiare. Ci nasce e ci muore, non è che cambi, cioè... Quello che se ne vanno in un'altra parte, si affiancano ad una persona che in futuro secondo me la metteranno in culo a tutti.
quello si è andato di là, l'altro disperso nel mondo dei sogni. Cioè, io non lo so. Non ho più che pensare, non ho più idee in mente, sinceramente. Io con le persone che conoscevo si sono già, passami il termine, accasate. Sì, perché stessa cosa io, perché io e tu conosciamo le stesse persone, quindi. L'altro di cui magari mi fidavo un po' di più è Davix. Ma Davix è stato lo Iello. Ti sono presi a fratelli con Lucifer. Io sapevo che Isa sicuramente veniva, quello sì. Sì, quello sì. Ma mo prima eravamo, aspetta, devo sbagliare. Prima eravamo in quattro. Trovarne uno era anche facile. Quando trovarne due diventa un poco più complicato. Perché sennò davvero dobbiamo prendere le prime due persone a casa, come quello che di prima di stasera. Si piange con un occhio, ma io in comunità vorrei stare tranquillo, non vorrei dormire con un occhio aperto e un occhio chiuso. Ci fanno per dire, perché io non dormo. Tanto per capire. Nessuno di noi due dorme più. Solo sì, però dico. Cioè, dobbiamo per forza trovare qualcuno. Boh. Il problema è che non è che puoi nemmeno passare tutto il pomeriggio zancudo, buttato così. Ma manco possiamo, cioè, oddio, il pomeriggio lo passiamo in realtà noi a prendere roba. Appunto. E la sera la gente si fa i cazzi suoi anche, Ho capito, ma io non è che mi posso mettere un giorno a cercare persone a fermare tutti. L'unica è passare più tempo a Zancudo. Sì, ma allo stesso tempo siamo in mezzo a una strada e quindi dobbiamo lavorare. Vero. A meno che domani Isa non porta qualche materiale qui. Sì, ma anche se portasse dei materiali, non abbiamo un fabbro, non abbiamo un ingegnere, non abbiamo un erborista. Ma quelli, anche se li prendo in zona sicura, li faccio venire qua, li faccio costruire quello che mi serve e li riporto indietro, non è un problema. Fanno così con me. Oggi a me uno mi ha preso dalla zona sicura e mi ha portato dalla fuente. Appunto. Sì, quindi hanno mancanza di cacciatori, di persone addirittura. L'isola è piena di cacciatori, ma di cacciatori, di esploratori, ma nessuno. Tre stanno solo qua. Tre stiamo qui, sono quelli più alti secondo me. Tre stanno solo qua. Beh, comunque ci manca della carne, abbiamo fatto quei quattro stufati, abbiamo già finiti. Beh, finiti tutti? No, finiti tutti no, ma io ne ho uno in tasca, non ho visto in cassa cosa c'è. Domani vediamo se riesco ad alzarmi e vado. Faccio come oggi, giù al manicomio, risalgo, ci coltelli, eventualmente vado a fare tutti i conigli. Devo fare io, ora io sicuro, io prima o poi, cioè non dico che crollo, ma prima o poi arriverà al punto che io mi fermo e dico batto. Lo so, già mi conosco. Comprensibile. Che io odio fare queste cose. Odio andare in giro a prendere roba. Odio che la devo fare tutti i santi giorni, tutte le volte. Cioè, mi accontenterei di fare 4 ore di caccia, raccogliere una cosa come 500 conigli e dire ok, siamo a posto per una settimana, due settimane. Abbiamo bisogno di un coltello abissale, però, e per quello abbiamo bisogno dei... Coltello abissale, diciamo, 100 di ferro e qualcos'altro. No, era 65, 5 di gomma. Ah. Però abbiamo bisogno di picconi avanzati per poter recuperare i materiali. Per fare i picconi avanzati ci servono i picconi rudimentali, che volendo li possiamo pur fare. Sì. Vabbè, ho capito, domani mi metto sotto in miniera.
dobbiamo recuperare anche almeno un altro kit. Quelli devi bisognare attualmente. Tesoro mio, io ho bisogno della moto però. Ma tu ti rendi conto che i kit non ci sono, vero? Cioè, non so se ti sei resa conto che ancora i kit non ci sono. Sì, ho capito. Dovrebbero ripartire da domani, no? No. Come no? No. Fino a quando il castello non dà l'ok, i kit non partono. Ma se hanno già messo il volantino? Il volantino è per raccogliere i kit. Perché c'è chi ha fatto i kit di riparazione, i pezzi di kit di riparazione. Che ora non servono più. Vabbè, non ci sto capendo un cazzo. La stanchezza. Prima volevano i pezzi di kit. Per fare il kit, ok? Sì. Mo' vogliono direttamente i materiali. Quindi tutti quelli che hanno fatto i kit, cioè i pezzi di kit, li devono portare. Come perché hanno messo il volantino. Quindi ancora i kit per il momento non ci sono. A parte che ti dico un prezzo di un kit, ti sto aspettando. Uh-huh. 40 ferro, 20 grasso animale per uno. Scusa, non ripeti. 40 di ferro e 20 di grasso animale. Pure quello ci manca. Ma il grasso o grasso ne abbiamo qua niente. Sì, se ne prendiamo 100 sono 300 di ferro e 200 di grasso animale. Se ne prendiamo 10. Ci fanno uno sconto del 10% sul ferro. C'è sempre il discorso che manca il ferro, capisci? E ora domani, ti ripeto, scendo giù, faccio l'ultimo carico di al manicomio, risalgo, mi porto una decina di picconi rudimentali, anche di più. Sì, vogliono solo materiali adesso, non vogliono più l'attrezzo. Mi porto materiali. Anche il fuoco, vediamo come funziona. Mi porto la carne cruda. Anzi, prima lo provo qui, poi vado lì. E vediamo. Se no sono, per farti capire, ogni 4 sigarette ti leva lo stress. E metti caso che lo faccio 10 volte, sono 40 di... 40 sigarette. Sì, ho capito. Sembra che le sigarette con un po' li facciamo subito, cioè quello non è un problema. Dai, vai a dormire che stai morendo dal sonno. Sì, sono stanca. Sì. Oggi è stato impegnativo. Infatti, andiamo a dormire, dai. Troppe cose che sto cercando ancora di metabolizzare e digerire. Non c'è nemmeno bisogno. Possiamo dormire anche qua per terra. Così che no, guardiamo il cielo. Certo. Dai, guardiamo e poi domani. E poi domani mi sveglio tutto bagnato. E quindi? Tanto che ti cambia. Mi dà fastidio l'acqua sul corpo. A meno che non sia tipo un altro tipo. Di che altro tipo? Niente, ti preoccupare. Dice buon intenditore, anzi ora cambiamo pure stanza. A buon intenditore poche parole, dice. A buon intenditore poche parole. Qua, wow, eccola. Pure il divano. Pure il divanetto abbiamo. Mi metti giù. Grazie. Un secondo. Che non ci vuoi tasti magici io. Dico perché mi sto mettendo a letto. Ma l'abbiamo posato il rombo, sì? No. No, vabbè, può tornare al garage. Ma aspetta. Fammi andare a posare il rombo, aspetta. Vai.
Anzi, fammelo chiudere, basta. Che vuoi? Posso togliere le scarpe, magari? Se poi... se piove, poi arrivano le lumache. Possiamo messe in mezzo. Perché ci alziamo. Così. Almeno siamo un po' più in là. Ecco. Così. E scarpe. È forte, tutto bianco poi. C'è qualcosa che mi blocca. Com'è possibile? Sei tu che mi blocchi, non so come, ma mi blocca. Come faccio a bloccarti? Che cazzo la tua scelta? Faccio un po' più là. E finì in cortile. Oh, no, con la testa sul cuscino, guardalo. Prima volta in 27 giorni. Questa è una cosa da ricordare. Esatto. Vabbè, dai. Buonanotte, vai a dormire, non stare 3 ore messa davanti. Vai a dormire, non stare 3 ore ferma a guardare. No, no, tranquillo. Notte. Buonanotte. Oh, signori. Signori, signori, che serata. Che serata strana. Tanto strana. Troppe cose stanno succedendo, troppi casini, troppi dubbi e troppe domande. Ci sarebbe Kovac che è Michael, il ragazzo che abbiamo conosciuto stasera. Troppa roba. Nel giro di 3 giorni, quanta roba è successa? Aspetta che mi tolgo le cuffie. Quanta roba è successa? Tra noi e Sakkara con i corri. E quindi... Oh. Mi sei diventato romano, Facendo un piccolo recap. Tra noi e Sakkara con i corvi. Il giorno dopo, cos'è che c'è stato? Il casino con i piani, no? E quindi, no, è stato il giorno dopo o il giorno dopo ancora il risveglio di Alex? E i demoni, Holly, io non sto vedendo, ecco cosa volevo dire a Ulania, anche dirle che non ci ho visto più quando eravamo lì sul Ciliad. Diglielo, ce la faccio, scusate, ogni tanto tartaglio. Si dice dalle mie parti, balbetto. Come scusi? Dirle che comunque ho fatto di tutto, ho fatto il possibile. Adesso questa situazione di quest'altro, questo Said che arriva, mi fissa e se ne va. Che cazzo ho fatto io di sbagliato? Io poi voglio sapere se domani oggi quando sarà, sapere se c'avevo ragione. Che sentivo di nuovo che c'era qualcosa che non mi tornava, ma sai, lì per lì non è facile proprio focalizzarsi.
mi sta cervellando. Poi domani ti spiego il perché di Gold Said, però te lo dico off, ecco. Perché tu che sai? Tu che sai, Ale? Sì, ma vedo di svegliarmi a un orario che vengo a darti una mano per farmare, perché siamo messi proprio nella merda. Siamo messi. Siamo messi alla merda. Ti dico, mi dici la tua ipotesi, va bene, mi dici la tua ipotesi. Eccolo, eccolo cosa. Cosa, eccolo Gigi. Ci passa Uriel in chat? No, vabbè. Anche oggi, cos'è, 14 ore. Ma tranquilla, vai a dormire. Quando ti svegli, vieni tranquillamente. Ah, 14 ore pure oggi. Poi c'è quell'altro che mi sgrida. Che mette la pulce, mannaggia. Ah, ecco. Boh, non lo so, io da lontano ho visto quella moto e ho detto devo andare a sentire, devo andare a capire. Solo che Lucrezia si è dimenticata come ci si relaziona con le persone. Lucrezia ci stava provando anche con il ragazzo, quello nuovo. Ho già dimenticato il nome. Quello che stava spaventando James. Anche quello, anche James se n'è andato dallo Yellow. No, Kovac è l'altro. È quello che abbiamo trovato lì, Michael. T'aiuta, t'aluta, sì, vabbè, abbiamo capito, quello là, simile, Taui, non ce la faccio proprio, io ci sono nomi che proprio non mi entrano, cioè, non mi entrano proprio. Poi quando sono nuovi, come anche i ragazzi, quelli lì che abbiamo incontrato di nuovo al magistero, che ci siamo portati in casa per parlare, poi non li abbiamo più cagati di striscio. Che io infatti non capivo perché un Gianfilippo stessero parlando così davanti a loro, sia Alex che Atlas, e poi infatti non ci siamo più cagati. Che quello era Ryan e l'altro, cazzo, ho dimenticato di nuovo. Che poi c'è il Doc, che lo chiamano Doc, che è un altro Doc. Non li ho visti. Come non li hai visti? Quando ci siamo seduti al tavolo, che Atlas stava parlando. Ma sei scemo. E io tipo, vabbè, parliamo, tanto ormai, che cazzo vuol dire? E poi quell'altro che mi viene e mi fa, io me ne voglio andare. Atlas, vattene, che ti devo dire Atlas? Vattene, però poi non puoi contare più su di me. Lì sì, ma il magistero no. No, il magistero non li ho visti, manco io. No, il magistero no, li ho visti in zona sicura sempre, a Zancudo. A proposito, abbiamo comprato la webcam e quindi preparatevi che potrebbe quando potrebbe esserci un face, no, com'è che si dice, avete capito, metto su la webcam. E quindi sì, quello là, esatto, quello lì. Vedrete questa facciotta qua. Oggi il titolo l'ho azzeccato, Oggi il titolo l'ho azzeccato. Vedremo Noir finalmente, anche Matt. No, infatti è più bello Noir.
La sottoscritta non... La sottoscritta è meglio che vi guardate quei disegni lì. Però ho il sub, il sub goal, sì, vabbè. Il follower goal l'avevo messo, oh, siamo arrivati, anzi, l'abbiamo doppiato, 117. 117. Oh, io voglio vedere domani quanta gente si sta guardando, si guarderà sta live fino all'ultimo. Quanta gente si guarderà questa live fino all'ultimo. Tanto la webcam comunque prima o poi serve, non si sa mai, quindi l'ho presa. 4. Chi siamo? Chi c'è altro? Altabbers. Altabbers. Mandatemi un cuoricino, va. E dovremmo. Non so se me l'ha sbloccata. Ma le mie emote dove stanno? Eccoli. Eccole qua. Eccola. Sì, me l'hanno sbloccata. Abbiamo questa, guardate anche questa, anche questa è carinissima. Questa è perfetta per quando mi incazzo. E abbiamo anche questa. No, Q è stata micidiale. Q è stata bravissima. Ciao! Ciao! È stata bravissima. È stata bravissima. Io... Boh, non so più che dirvi. Che è troppo bordello. Devo darmi un orario. Devo iniziare a darmi delle regolarità perché... Notte a tutti belli di casa. Il problema, sai cos'è? È che il pomeriggio ci siete tanti, e tanti di voi mi seguono il pomeriggio, che hanno piacere a stare. E io ho piacere... Buonanotte, Le. Buonanotte. E a me fa piacere. Ma allo stesso tempo... Devo trovare un equilibrio per davvero. Perché oggi sono le 4 di nuovo. Il tempo che mi metto a letto, probabilmente mi addormento, si faranno le 5. E c'è Gigi che mi viene dietro, poverino. Povero Gigi. E tutti voi anche, tutti voi che se non seguite fino ad adesso, recuperate voi. Vabbè, ma... Tanto ho intravisto anche Duca. No? Ma sì, dai, andiamo da Duca. E andiamo a dire a Duca che gli facciamo un culo così. Manco dei fratelli ci possiamo affidare. Gli occhi dormono poco. Signori, io a sto punto vi saluto. Vi mando da Duca. Vi mando da Nino. È stato un piacere, ve lo dico solo alla fine che se volete subarvi, regalare bit, abbonamenti, quello che è, lo fate supportandomi, e me fa più che piacere. Non ve lo dico, non lo spammo in chat perché voglio che, anzi voglio, mi piacerebbe che sia una cosa che venga da voi. Non metto i VOD solo per gli abbonati perché non mi sembra giusto che magari chi non vuole non possa vederli e si perde le grandi, le mirabolanti avventure di Lucrezia. Lucrezia e Alex ormai. Lucrezia e Alex al castelletto. E cioè, l'ho detto come se fosse una cosa brutta, non è una cosa brutta, perché Lucrezia alla fine sta trovando, ha trovato una famiglia, ecco. Che la famiglia poi siano lei, Alex e Isa. È strano, sarà strano, ma sa che sicuramente su loro due potrà contare sempre. Eccolo qua, have you ride? Ma sì, dai. Boh, buonanotte a tutti, ciao ciao.